Ciao a tutte ragazze e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi prima di iniziare col video volevo dirvi il perché non carico adesso video tutti i giorni, cioè soprattutto in questo periodo, perché non so se sentite dalla voce, ma sono stata raffreddatissima, ho preso una semi-influenza e quindi è stato terribile per me. Questi giorni sono stati proprio con la sinusite e vi assicuro che è stato terribile e avrei anche fatto qualche video, però non me la sono proprio sentita, anche perché non volevo mettermi in certe condizioni davanti alla telecamera. Quindi, detto questo, partiamo subito. Allora, oggi farò il video dei miei smalti. Premetto che sono tantissimi anni che ho alcuni di questi smalti. E quindi gli smalti che ho li ho comprati con il tempo e non tutti subito. E niente, partiamo. Allora, io partirei da quelli un po' sfusi, perché ne ho parecchi della Kiko, parecchi della Essence, parecchi della Pupa e poi ne ho altri di marche varie. Partiamo prima da quelli. Allora, cerchiamo di sbrigarci, se no il video viene lungo 200 anni. Allora, partiamo subito da... Mi avvicino un po'. Partiamo subito da questi smalti qui, di questa marca. È la marca Crystal. Allora, questi smalti hanno un sacco di anni. E li ho presi addirittura quando ero... Non mi ricordo se alle medie o... Comunque sì, i primi anni delle superiori, quindi hanno parecchi anni. E mi ricordo che li ho comprati in un negozietto, no, era una profumeria, dove fuori teneva una cesta con tutti gli smalti a 1 euro. E allora io, quando passavo di lì, magari ogni tanto uno smalto me lo prendevo. Allora, questo qua ormai è quasi finito, cioè ce n'è tanto così. Ed è questo colore azzurrino. Ed è il... non c'è scritto ovviamente. No, il 02. Ok. Poi, sempre della stessa marca, ho questo colore qui, questo blu notte, che a me piace un sacco, perché sulle unghie fa proprio questo effetto, è bellissimo. Poi ho questo colore rosso magenta, dipende dalle passate che si fanno, sempre della stessa marca. Ah, questo qua è il numero 12 e questo qua è il numero 42, credo. E comunque dicevo che questo qua dipende dalle passate che si fanno. Se si fa solo una passata è molto molto leggero. Se se ne fanno 3 o 4 si comincia a diventare, a ragionare, a diventare rosso. Poi ho preso questo blu qui, che ormai anche questo è quasi finito, è qui. È a metà questo. E anche questo è molto bello. 47 credo, ma non si capisce il numero di questo coso. Poi ne avevo preso uno nero che però non mi era piaciuto per niente, questo qua è il numero 30, questo nero qui, perché la pecca di questi smalti, di alcuni di questi smalti, è che sono troppo leggeri, cioè in una passata al nero lascia il trasparente, non è nero proprio e quindi non mi è piaciuto molto. Poi andiamo leggermente più veloci, i momenti di iridescenziale, ho preso questi tre colori. Infatti, se notate, il verde è ancora pieno. L'arancione l'ho usato per Halloween, credo. E poi questo rosa, perché andava di moda questo rosa, insomma. Adesso non so se lo metterei sempre. Comunque, questo è il numero 20. Questo è il numero 41. E questo qui è il numero 26, credo, ragazzi, scusate, ma... Poi, andiamo veloce. Oh, questo qua della Maybelline, questo diciamo è un arancione corallo, che
il numero 460, se lo volete. No, non si vede un cavolo di niente. 460. Poi abbiamo questo qui della L'Oreal, che è il numero 304. Non si vede niente. Non si vede niente. Ma ragazzi, questo. Poi ho questo smaltino qui, sempre questo blu. L'ho comprato in un negozietto, non so neanche dove. Questo qui dell'Astra, questo colore qui, che è il numero. Ragazzi, è impossibile leggere questi numeri, davvero 25, credo. Poi abbiamo, questo bianco della Laila, questo bianco qui della Laila, che è il numero C1, ecco, e non è un bianco forte che si stende alla prima passata, anche questo un po', ci vuole un pochettino. E poi abbiamo questo e questo e questo. Ne abbiamo ancora. Allora, ne ho tre della Mavala, che sono tutti colori chiarissimi. Allora abbiamo il 22, che è il Genève, credo si pronunci così. Poi ho il 311 Ivory Beige, che è questo qui. E poi il 90, che è a rosa. Ok. Ah, e poi ho questo qua della Project, questo violetto, lilletto, rosino, che è il numero 25 Bougainville, effettivamente al colore di Bougainville. Bene, ora iniziamo, cioè partiamo con gli smalti Kiko e Essence. Allora, gli smalti Kiko ve li farò vedere tre alla volta e poi vi dirò il numero, così almeno li precisiamo. Allora, ecco appunto i primi tre che vi faccio vedere, cerchiamo di metterli almeno dritti, almeno questo, sono questi tre. Non so se riuscite a vederli. Allora, questo qui è il numero, non si sa bene, Federica, hai preso l'unico smalto dove non c'è il numero, non c'è il numero perché non c'è più la targhetta. Sono un genio, perché io tolgo le targhette, dovete sapere. Poi questo qui che non so se vedete, che ha delle sfumature, qua si vede meglio, che è il numero 367, e poi ho questo giallo che è il numero 279. Poi ne ho altri tre che sono questi, qui. Allora, questi due non so il numero, questi due, perché probabilmente, infatti, anche questo li ho presi quando c'era l'offerta, la promozione a 1,90 e non so perché non c'è l'etichetta. Poi questo verde invece, che a me piace un sacco, è il numero 296. Poi ho questi tre qui, questi qui. Allora, questo qua anche l'ho preso insieme agli altri, questo qua color tortora, l'ho preso anche insieme agli altri in offerta, quindi non vi so dire il numero. Poi abbiamo questo qui che è metallizzato, diciamo, è il numero 224. E poi ho questo color Tiffany, che ormai è quasi finito, infatti devo andare a ricomprarlo, che è il numero 389, questo qua. Poi sempre della Kiko, questi tre qui. Allora, l'arancione, che è un po' brillantinato, non c'è il numero perché anche questo l'ho preso insieme agli altri. Poi abbiamo questo bordeaux,
243 e poi ho il nero che anche questo lo presenza meglio gli altri, quindi non ve lo so dire quanto costa. Cioè, scusate. Ciao Federica, ciao! Volevo dire il numero. Secondo me è la sinusite comunque. Poi abbiamo questi ultimi tre. Allora, questo qua è il numero 665. Poi abbiamo questo lilla che non vi so dire però il numero. E questo viola che neanche questo vi so dire il numero. Poi ho il bianco classico, che è il numero 203. E poi questo qui con questi brillantini, che è il numero 271. Ok, con la Kiko abbiamo finito. Ah no, ho anche questo lucido da mettere sopra, che è solo lucido questo, che è l'800. Poi passiamo agli smalti Essence, perché altrimenti non finiamo più. Allora, gli smaltini Essence ho questi tre qua. Questo qua ormai è quasi finito perché l'ho usato fino allo sfinimento. E questo qui, bellissimo questo colore. Anche questo qui è molto bello, con tutti i brillantini, non so se lo vedete. I numeri sono complicati da leggere, quindi. Poi ho questi due che li avevo presi per fare questo effetto qua con la calamitina. Anche questo. Poi ho questo qui, che è bellissimo. Fa un effetto stupendo, il problema è che a toglierlo è un grande problema. Poi ho questi due qui, questo qua un po' più scuro, e questo qui che ha un color melanzana, però è tipo metallizzato ed è stupendo questo colore. Poi ho questo qui rosso, che è un rosso chiaro però. Poi ho questi quattro qui, che sono un po' più vecchi perché sono della collezione vecchia. Ho addirittura una collezione vecchissima, che è questa. E basta, direi. Poi passiamo agli smaltini pupa e abbiamo finito. Allora, smaltini pupa abbiamo questi due, che sono allora, questo qua è la Sting Color ed è il numero 300. Questo qua è la Sting Color Gel ed è del numero 60. Poi abbiamo questo, la Sting Color di questo colore, che questo è il numero 718. E poi abbiamo il Sting Color Matte, che questo è bellissimo, fa un effetto matte, che è lo 002. Poi ho questo, la Sting Color Gel di questo rosso così, che è il numero 031. Poi ho questi due che li avevo trovati, cioè che li ho presi in un kit della Pupa e che faceva tutto il tipo le crepe, e sono questi due. Poi ho questo, la Sting Color Gel di questo colore, che è molto simile all'altro, la Sting Color, ed è il numero 054. E poi ho questo qua con i brillantini, che è il numero 802. Poi abbiamo questo colore, questo qui della Debbie, che è il numero 53, questo colore viola scuro. Poi ho due smaltini della Wycon, questi qui, questo qua è il numero 604, l'altro non ve lo so dire, questo qua è normale, questo qua è Sugar Effect, infatti mi fa tipo lo zuccherino sulle unghie, ecco, fatto disastro. E poi gli ultimi sono questi due della Collistar, questi due qua, questo qua mi piace tantissimo, è del numero 235, Verde Glamour, questo qui è bellissimo. E poi abbiamo questa qua, che
che è questo qui invece, è smalto gloss effetto gel, che è il numero 511 rosa romantica, ed è questo qui. Ok, credo di aver finito con tutti gli smalti. Niente ragazze, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia più che altro o vi possa essere stato utile. Se avete anche voi questi smalti o se ne avete altri, magari scrivetemi qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche voi che rapporto avete con gli smalti, se vi piacciono, se non vi piacciono. Assolutamente, se vi va, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E direi basta. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione.